Allora, finisce l'avventura dell'Eagles, Aprilia Under 21, nonostante tutto, però Torre trova anche l'occasione per sorridere. È stata comunque una bella esperienza. Sì, sì, è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un buon campionato e siamo riusciti a qualificarci per i playoff. Abbiamo fatto due partite veramente belle, sia col Veletri sia quest'ultima. E non siamo riusciti a vincere neanche una partita, però abbiamo fatto sotto livello tattico veramente delle belle partite. Non ho nulla da rimproverare ai miei compagni e sono orgoglioso di loro. E la partita è stata decisa dagli episodi. Però ecco, questo sport è soprattutto fondamentale quando ci sono degli episodi che decidono le partite. Ma te ti aspettavi di arrivare almeno così, diciamo, lontano a metà? Sì, io volevo qualcosa di più. Volevo qualcosa di più, ma come ho detto prima, non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché sono impegnati tantissimo in queste partite. Hanno fatto veramente due partitoni. E gli episodi purtroppo fanno vincere le partite agli avversari. Ovviamente bravissima il Ponte, ha dei giocatori veramente fantastici. E noi con un po' di amarezza ma anche contentezza ce ne andiamo a casa. Bene, grazie a Torre, lo lasciamo e andiamo adesso a chiudere questa carrellata, questa gara, questa domenica insieme al tecnico Antonio Screpante. Rimane, dicevamo, l'amarezza per questa eliminazione, però l'Eagles, come ha fatto notare Torre, ha fatto veramente tanto, serviva un'impresa, ma dopo sarebbe servita anche una serie di incastri che sarebbero state veramente difficili, però non si poteva mai sapere. Il rammarico di questi playoff è la partita dei Velletri, che secondo me non rispecchia il risultato che ha lasciato il campo, perché 3-2 su un errore nostro, su una piccola disattenzione inizio secondo tempo, però purtroppo il campo dice questo e bisogna prenderne atto. Ci rimboccheremo le maniche e lavoreremo su questi errori per evitare nelle prossime partite, nel futuro prossimo, di non rifarli più. Ovviamente, come diceva anche Torre, noi all'inizio dell'anno ci aspettavamo qualcosina in più da questa squadra, da questa Under 21, però alla fine, all'ultimo diciamo sforzo, siamo riusciti comunque a prendere i playoff. Ecco, la cosa che ci rammarica è che abbiamo dovuto aspettare l'ultima giornata, degli incastri, gol fatti, gol subiti. Questa è una squadra che secondo me doveva stare tranquillamente tra le prime quattro. Comunque faccio i complimenti ai ragazzi sia per il campionato che per i playoff. Faccio i complimenti allo United Aprilia per Under 21 per la vittoria del campionato. Vi faccio un in bocca al lupo perché comunque è una compagine aprigliana, quindi forza ragazzi, portate in alto il nome del di Aprilia. È pronta ad entrare anche lei, perché nel turno successivo è pronta ad andare avanti. Voi purtroppo dovete abbandonare, però resta. Avremmo comunque rincontrarli, rigiocare un altro derby, però va bene, è andata così. In bocca al lupo a loro intanto per questa fase finale dei playoff. E volevo fare un in bocca al lupo, così diamo l'ufficialità, diciamo, anche davanti alle telecamere per l'Under 21. Il prossimo anno sarà guidata da Marco Frioli, che è il capitano della prima squadra. Stiamo componendo lo staff, già negli ultimi allenamenti mister Frioli ha preso diciamo parte della cosa, io l'ho soltanto accompagnato, l'ho aiutato come oggi, e già si è creato un bel feeling, un bel rapporto con i ragazzi, e sono estremamente contento perché Frioli è un grande giocatore. Il tuo ruolo quindi si sdoppierà, diciamo, abbandonerai tra virgolette l'Under 21 sotto il profilo tecnico, però non possiamo dimenticare che c'è l'entrata di Marco Frioli, c'è anche l'entrata di Luigi Di Iorio, per cui più di qualcuno non sarà più solo un dirigente, ma sarà veramente qualcosa di veramente importante. Hai anticipato anche questo, difatti faccio un in bocca al lupo anche al dirigente attualmente dell'Under 21, Luigi Di Iorio, che dalla prossima stagione sarà l'allenatore dell'Under 16, degli allievi che stiamo incominciando a costruire, perché i ragazzi dell'Under 16 di quest'anno diventeranno in buona parte Under 18, che verrà portata da mister Riolfo, che quest'anno ha fatto l'Under 16 e proprio oggi sta giocando a Frosinone con i suoi ragazzi. Bene, grazie ad Antonio Screpante che ci ha anche anticipato queste importanti novità, ma noi torneremo proprio sul pezzo, sempre presenti, per cercare di capire come si preparerà la prossima stagione. Ancora un'ultima parola. Prima cosa, ecco, volevo ringraziare tutti gli organi di informazione, tra cui Mondo Futsal, il nostro organo di informazione principale, per tutta la stagione, per tutte le riprese e gli operatori
spettatori, i giornalisti, chi mette le cose su internet e via discorrendo, perché insomma non è un lavoro facile, c'è gente che lavora fino a tarda notte, quindi grazie a tutti quanti per il lavoro che avete fatto durante la stagione e anche agli altri organi di informazione. Bene, e su queste note, su queste parole di ringraziamento alla nostra testata, noi vi salutiamo.